Allora, la compagnia si chiama No Budget. Sì, più che la compagnia diciamo che è il titolo della serie. Non ah, il titolo della serie, ecco, ma voi state qui a Grottaferrate. Siamo di Grottaferrata perché ha patrocinato il nostro progetto. Diciamo che è stato presentato dal nostro Luigi, che è uno degli autori insieme a me, sceneggiatori e direttore della produzione, per diciamo farci aiutare, perché essendo giovani... Ma ho visto tutti i giovani, infatti, siamo da là. Tutti giovani, io ho rubato qualche scena, ho rubato qualche scena. Sì. L'importante è che mentre non... giravate. Sì, diciamo che il Comune Grottaferrata ci sta dando una grande mano, infatti siamo molto debitori, no? Siamo a credito, quando serviranno degli spiccioli 20-30 centesimi noi ve li diamo, perché appunto è no budget e stiamo senza una lira. Però l'importante è che abbiamo avuto anche un aiuto esterno da strutture che ci hanno permesso di realizzare, non lo chiamerei sogno perché i sogni sono utopici a volte. Però questa realtà sta diventando una realtà piano piano, no? Il Comune ci ha aiutato in questo modo, ha sposato subito il progetto, gli è piaciuta la sceneggiatura, la storia. Ecco, ma la storia, il gratis le strutture, e noi valorizziamo il territorio attraverso la nostra serie. Ecco, ma di che parla sta serie? Che ci sta a Nisort. Ah, così? Sì, questo diciamo che è la morale, proprio lo slogan. La parentesi, sì. No, parla di, vita, del diciamo. Mondo dello spettacolo, ma diciamo non del teatro, perché parla sì, è ambientato in un teatro, però diciamo che metafora, chiunque sì. può rispecchiarsi in questa situazione, nel senso... Ci sono tutti quanti giovani che vogliono intraprendere un percorso lavorativo, in questo caso attoriale, che non riescono ad emergere, nel senso che ci sono anche tantissime persone che si divertono alle loro spalle. Che li comprimono. Ci sono soldi, invece ci sono, però il progetto è no budget, invece questi soldi si sono stati presi e intascati solamente da colui che in realtà è il protagonista, ovvero il regista. Si può spoilerare qualcosa? In questo progetto il regista rappresenta un po' la figura negativa, cioè colui che è un diciamo po' un millantatore. La situazione sociale nei confronti dei giovani, nel senso io ho tutto, sì. potrei darti tanto ma non ti do nulla, ti do solamente visibilità. È una storia di oggi, quindi. Sì, è la storia di la oggi. Puoi trasferire benissimo anche in altri ambienti, non soltanto quello dello spettacolo. La prossima la faremo su una gelateria, infatti. Tanto il concetto è quello. Ecco, mi invitate perché l'ambiente è particolarmente caro. Particolarmente sì. caro. No, diciamo, noi siamo 5 giorni che ci siamo riuniti dopo aver preso questa decisione di raccontare ciò che capita purtroppo a noi giovani. Quello che abbiamo anche vissuto. Abbiamo vissuto sulle nostre. Infatti, nelle scene ci saranno molte cose reali che ci sono accadute realmente e aneddoti. Persone reali, aneddoti che purtroppo ci hanno colpito e ci hanno detto noi dobbiamo fare assolutamente questa cosa. Ecco, il più vecchio, quanti anni ha? Il più vecchio, non so se possono fare nomi che si offendono. No, no, ma soltanto... Ma tu dici tra noi? Sì, tra l'età, giovani, l'età. Anche attori? No, dentro sta... Io penso sia... I due signori. Peppe... Laudisi e Lucia Batassa, che sono tra l'altro marito e moglie, due grandi attori che fanno il ruolo di Nunzio e di Iole, due personaggi molto, secondo simpatici, me, più belli sì. della serie. E siamo a quanto? A 30 anni, 35? Scenderei. Scenderesti? diciamo sono in età pensionabile, però... No, sono due signori professionisti del teatro che hanno sposato subito il nostro progetto, hanno partecipato anche loro gratuitamente come tutti. E faranno due personaggi molto simpatici all'interno della serie. Ci saranno anche molti altri camei di attori diciamo già navigati che leggendo solamente la sceneggiatura dicendo noi non li possiamo pagare con un bel grazie perché purtroppo è quello che ci hanno concesso. Ecco, allora adesso diciamo presentata l'opera, quando la vedremo? E dove la vedremo? Allora, parlando in grandi linee dovrebbe uscire verso gennaio. Il sì. nuovo anno. Dove? Canale Sky, sì Sky, questa la tagliamo. Lucetti, ciao. Questa tagliamo. No, non si taglia niente qui, vai. Su un canale YouTube, Canale YouTube. Canale YouTube che sarà, penso che ci sarà una presentazione, adesso non so ancora, dobbiamo decidere i meccanismi. Stiamo decidendo, faremo una presentazione, una prima, sì. eccetera, abbiamo eccetera. Anche già il canale Facebook con 4.000 mi piace, da circa Facebook, una settimana abbiamo già raggiunto un numero minimo proprio per partire e far conoscere il progetto che è No Budget The Series, quindi mettete un mi piace. Per... Ci mettiamo subito questa intervista, le scene rubate e in bocca al lupo. Credi.
merda, no, si dice in si questo dice caso. Merda. Merda, merda. Stai parlando merda, con merda. Due merde. Ok. Grazie ragazzi.